La Federazione di Luce, via Blossom Good Child, 3 gennaio 2021, traduzione Marina. Bene, buon anno nuovo a tutti. Sembra che il raduno del 21 dicembre, con la recitazione del mantra Io sono, sia andato molto bene, così come l'intera giornata, con molti raduni, grandi gruppi di meditazione e così via. La risonanza di Schumann è impazzita, il che è tutto dire. Pensavo che avrei dondolato dalle travi del tetto per l'eccitazione, per tutti gli eventi che si sarebbero verificati, forse, durante queste 2 settimane di pausa. Non è così. Non sono al corrente di alcuna cosa che si pensava potesse succedere. E così ripartiamo allora, un altro anno. E come la vedete la situazione? Benvenuti a te e a ognuno di voi, Blossom. In effetti, il canto del mantra è stato incantevole. I cambiamenti di energia in quella data si sono verificati come richiesto e un cambiamento di risonanza rimarrà. Man mano che il cambiamento avviene a poco, ne saranno riconosciuti altri e le differenze diventeranno evidenti. In che modo? Un approccio più luminoso verso tutte le cose, molto necessario. Una comprensione più profonda del processo, molto necessaria. Un entusiasmo più vivace mentre si osserva come stanno andando le cose, molto necessario. Una trionfale esibizione della gioia come verità viene finalmente rilasciata, a tappe, molto necessaria. Una prospettiva più profonda di sé e della conoscenza, molto necessaria. Un approccio più saggio e più calmo a ciò che accade dietro le quinte, molto necessario. Un'apparenza personale, molto, cosa dite? Da parte di chi? Non so perché ve lo chiedo, perché so che non potete vuotare il sacco. Esatto. Sapete, non è vero che questo farà impazzire la gente con l'attesa? È uscito fuori in modo piuttosto inaspettato. Sì, lo comprendiamo. Vogliamo continuare? Oh, lungi da me ostacolarvi. Ciò che è stato tenuto nascosto alle masse deve uscire fuori. Il vostro pianeta non può avanzare verso la sua casa più luminosa senza la pulizia delle vie oscure. Sappiamo e comprendiamo che la vostra pazienza è stata portata al limite. E oltre, e ancora oltre. Tuttavia, quando vedrete cosa implica rivelare la verità, affinché nessun sabotaggio venga inviato per confondere, scoraggiare e dissuadere, vi sentirete forse un po' imbarazzati per come vi siete sentiti. Non intendiamo questo in modo negativo. Intendiamo semplicemente che con il passare dell'anno molto avrà senso riguardo al motivo per cui l'attesa è stata necessaria. Lo spero, sono felice di sentirmi imbarazzata se questo è il caso, perché in questo momento, se si conosce la verità, ho perso persino la voglia di cercare il mio sorriso. Sono totalmente demotivata, in generale. Posso solo essere onesta. Non mi appartiene il fingere per salvare la faccia. Ci si nutre di tante speranze solo per vederle annullate. Mi chiedo se qualcosa mai si realizzerà davvero o se ci stiamo solo facendo condurre dalla proverbiale carota penzolante. Volta dopo volta, dopo volta. Avete detto che alcuni di noi potrebbero sentirsi giù dopo il 21, assorbendo e trasmutando le energie. Forse io sono una di quelle persone. Ne conosco anche altri. Aggiungete le energie della luna piena a questo e bingo, tombola. Blossom, i cambiamenti sono già in atto. E so che volete dire o lo sai o non lo sai. Lo sai? Immagino di sì. Immaginare non è la risposta. Sai che il cambiamento sta avvenendo? Senza dubbio,
Qualcosa sta accadendo. Sarebbe davvero così edificante dare un morso alla carota. Qualcosa da sgranocchiare. Sarebbe ora che voi ragazzi deste una mano, non vi pare? Perché di sicuro sembra, si sente, che ne abbiamo bisogno. Pensi che non vi stiamo dando una mano? Non si tratta di pensare, amici miei, si tratta di vedere qualche prova. Anche, direi, sentire qualche prova. Immagino di non essere l'unica a sentirsi così, ma è probabile che ci siano molti che potrebbero trovare le mie parole infantili, perché sono in fiamme e pronte a partire. A quelli dico: tirate avanti la baracca, ragazzi, prima o poi vi raggiungeremo. Sento anche che volete dire: oh, voi di poca fede. Non nel modo in cui pensi che lo diremmo, Blossom. La tua fede sta diminuendo. Fede in cosa esattamente? Nel piano divino. Ho momenti sì e momenti no. Possiamo solo incoraggiare. Vi prego, fatelo, perché credo che abbiamo sentito tutto quello che si può dire per farci andare avanti. E così andiamo avanti e andiamo avanti e niente, ho ritardato a parlare con voi nella speranza che qualche grande annuncio potesse avere luogo. E niente, che fine ha fatto quel cucciolo? È stato ritardato a causa di una cattiva condotta. Di chi? Degli oscuri, naturalmente. Quindi state dicendo che deve ancora venire? Sì. Ok, terrò d'occhio la carota. E gli aggiornamenti dei monoliti? Si dice che ora ce ne siano 144. E chiaramente non tutti legali, visto che uno era fatto di pan di zenzero. Come abbiamo accennato, Blossom, non siamo affatto preoccupati di quelli fasulli. Non interferiscono, ma aiutano a far sì che i veri si mescolino tra loro. Queste strutture devono rimanere intatte e stabilizzarsi. Stanno facendo la loro magia anche se non sono accesi in quanto tali, ma naturalmente non c'è un interruttore. Quando diventano vivi, attivati, questo non accadrà a causa della pressione di un pulsante. Prenderanno il comando dalle stelle e dall'attrazione universale verso le dimensioni superiori. Che cosa significa? Non sono di un intarsio strutturato che i vostri scienziati della Terra potrebbero capire. Pertanto, sono sicuri e non possono essere manomessi. Sono ben oltre le finzioni terrestri. Quando sono tutti al loro posto e si verifica la finestra del tempo divino, faranno la loro parte. Qual è? Aiutare a elevare il vostro pianeta e tutto il suo contenuto nel vostro nuovo posto. Sono i nostri, vostri amici. Sono, diremmo, la ciliegina sulla torta. Sento che volete parlare dei film e della loro influenza, ma non sapete da dove cominciare? Esatto. Vedi, Blossom, ci sono molti strati. E qui sta la confusione. Per tanto tempo è stato inconcepibile che film come Guerre Stellari e Off Planet fossero una realtà reale. Molti ora hanno cambiato idea, ma molti considerano ancora simili eventi come una finzione e quindi ridicolizzano coloro che la pensano diversamente. Un altro piano per dividere e conquistare. Eppure, a causa di una tale magia tecnica, non siete in grado di visualizzare queste strutture monumentali di materiale così prezioso, che sparano fuori luce, l'uno con l'altro, collegandosi con i cieli e creando un enorme portale, un wormhole, che cambia tutto da dove sei a chi sei.
Wow, aspettate un attimo. Sì, l'ho immaginato esattamente mentre lo stavate riportando. Eppure sicuramente, Shirley, non stai dicendo che questo è ciò che accadrà. Perché no? Perché? Per seguire il percorso dei vostri destini, delle terre del futuro che avranno luogo. Ho appena ingoiato l'ultimo episodio di Star Trek nel sonno o qualcosa del genere? È tutto nuovo e immagino che non avrà luogo nei prossimi giorni. Esatto. Ti sembra così improbabile, non è vero, Blossom? Amici miei, un annuncio, un pilastro di luce. Mi sembra improbabile in questo momento. Quindi questa piccola bomba rimane sicuramente nella categoria "Che bel film". Il punto è proprio questo. Un concetto come là fuori, che deve essere un film. Da dove vengono queste sceneggiature del film, Blossom? L'immaginazione? O sono i download in preparazione di che cos'è? Tuttavia ci lascia ancora credere che questo genere di cose accade solo nei film. La spada a doppio taglio. A questo punto direi un bel sogno, non impossibile però, perché, buon Dio, devo dire che le cose che ho scoperto in quest'anno sulla nostra realtà reale, su questo pianeta, mi spezzano il cuore in due. L'inganno sotto il quale noi, bravi ragazzi, abbiamo vissuto è quasi incomprensibile, eppure c'è una conoscenza della sua verità. Ci meritiamo di meglio. Vivere come schiavi dell'oscurità non è più ammissibile. E questo, cara Blossom, è il motivo per cui tutti voi sapete, nel profondo, che la verità deve venire fuori e che la luce tornerà a prendere la sua posizione vittoriosa sul vostro pianeta. Voi ne avete la forza. Continuerete a brillare. Quest'anno continuerà a portare cambiamenti immensi nei vostri sistemi. All'inizio sembrerà essere l'opposto di quello che sapete che dovrebbe essere. Eppure, accadrà qualcosa per ribaltare la situazione. E una volta che quella porta sarà stata aperta, il flusso della verità, come abbiamo detto, sconvolgerà e stordirà i sensi. Sarà un anno di tale conflitto e confusione. Eppure, dalla vostra conoscenza della vostra luce, dall'accordo che avete fatto per liberare il pianeta Terra dai suoi parassiti, dalla vostra tenacia, dalla vostra conoscenza di chi siete, sentirete la luce alla fine del tunnel prima che si veda. Sarebbe inconcepibile che un tale grande piano avvenisse durante la notte. La trasformazione deve avvenire a un ritmo che possa essere affrontato a tutti i livelli. Quando scoprirete tutto quello che è successo, tutto quello che è successo in nome della verità, tutto sarà compreso. Il fatto è che chiacchierare con voi ancora una volta ha sollevato il mio spirito e la mia consapevolezza. Non ho intenzione di scusarmi per essere stata una bambina imbranata. Mi do il permesso e il rispetto di sentirmi stufa di tanto in tanto, mentre assorbo la verità delle bugie. Tuttavia, devo dire, mi sento un po' più rifornita di carburante. Mi rimetterò i miei stivali da marcia. Affronterò le vesciche e, come dice la canzone, cammina, cammina con la speranza nel cuore e non camminerai mai solo. Spade di luce verso il cielo, pronta per ricaricarmi, anche se la mia velocità di caricamento è più lenta del solito in questi tempi stracotti. E pazientemente, accanto ai miei compagni giocatori di verità, aspetterò. Per cosa? Un prossimo annuncio? Sarebbe un buon inizio.
Non è vero? Ai vostri posti, preparatevi. Ci sono cascata molte volte prima, eppure mai sentito il botto. Bam! Le mie orecchie sono pronte e in attesa. Ecco un altro anno. Di? Ingratitudine, innamorevole servizio. Io sono in attesa. Traduzione e voce Marina.